Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Convinti che quando è stato scritto questo PNRR era un'altra epoca geologica fa. Non c'era la crisi internazionale, non c'era la guerra, non c'era questa impennata dei prezzi dell'energia. E quindi crediamo che sia necessario, non solo in Italia, in tutta Europa, e con onestà, che i capi dei governi si vedano e dicano: è utile tenerlo così o riflettiamo se è utile tutti insieme provare a cambiare qualcosa e renderlo più efficace nei tempi di oggi? Certamente non è che noi proponiamo di fare uno strappo, una rivisitazione unilaterale o le altre cose che abbiamo sentito: oddio, si perde i soldi, oddio, la Meloni spacca l'Europa. No, affrontare seriamente in Europa una domanda e dirsi: lo vogliamo tenere così com'è o può convenire, sempre rispettando questi tempi, le modalità, vedere di trovare insieme degli indirizzi più utili all'Europa nel suo insieme per fronteggiare questa emergenza internazionale, energetica, economica che stiamo vivendo? È una riflessione che è normale porsi, non è che non esistono dogmi, no? L'importante è non perdere questa occasione, non perdere i soldi e mantenere il più possibile una coesione europea. E nessuno dice cose che vogliono spaccare niente, ma semplicemente capire che quando è stato fatto il PNRR era un'altra epoca, è successo di tutto nel frattempo. Tra l'altro parte di questi soldi sono a debito e noi non sappiamo che tasso abbiamo per doverli restituire. Certo. Così, va bene, certamente l'Italia poi ha fatto una scelta anche rispetto a quelli a debito, quelli a fondo perduto, ma non stiamo a riaprire questo perché altrimenti davvero... Altrimenti no, se dovessimo rimettere in discussione anche le modalità di erogazione del PNRR davvero rischieremmo il blocco. Noi non chiediamo questo. Noi chiediamo che sulle direzioni di indirizzo, sui temi su cui ci dobbiamo occupare il PNRR, forse oggi è più necessario investire qualcosa in più sui temi, per esempio, dell'emergenza energetica rispetto a altre scelte, cioè, che sono state fatte. Quindi, spostarli rispetto... da alcuni progetti, altri vedere se dei progetti nel frattempo sono diventati vecchi o non è più utile realizzarli, altri è più utile realizzarli. Ma dico, tutti insieme in Europa, non c'è nessuna forzatura. Dispiace invece che in questo momento Letta, quando è arrivata in Germania, aveva due strade: sedersi con la Germania e parlare di come fare il tetto al prezzo del gas europeo e portare a casa il risultato per l'Italia. L'altra strada era quella di chiedere alla Germania di preoccupare gli italiani e il mondo intero di cosa poteva accadere se vinceva la destra, e quindi di indebolire la nazione. Aveva due strade: o rafforzare la nazione e trattare il prezzo del gas, o indebolire la nazione insultando la Meloni. Ha scelto la seconda a discapito degli italiani. Dispiace. Ricciardi, è una riflessione che voi condividete?